Allora, qua ho fatto scalpore l'ultimo articolo della previsione che avevo fatto a gennaio, ma anche qui non ho fatto niente di straordinario, perché dunque, molti di voi avranno visto anche che spesso e volentieri uso la tecnica di channeling di Jeffrey Kennedy, che traccia tre canali prima di arrivare a questo, però quel canale qua non è di Jeffrey Kennedy, è il canale suggerito da Ilio. Cioè, cosa dice Ilio? Una volta che nell'evoluzione delle onde sono ben visibili le prime quattro onde, voi potete costruire un canale di trend che unisca i minimi di onda 2 e di onda 4 e tirare la return line opposta che transiti per l'apice di onda 3. Una volta che avete tirato questo canale, nella stragrande maggioranza dei casi, l'onda 5, che manca qui, no, che è questa qui, l'onda 5 andrà a concludersi o nelle vicinanze della mediana di questo canale o vicino alla sponda opposta. Quindi una volta che uno ha tirato questo canale qui, con buona approssimazione riesce a capire dove può finire il trend. In questo caso però siamo andati oltre, cioè in effetti l'onda 5 è arrivata sul bordo superiore del canale, ma poi l'ha anche sfondato. Allora, in questi casi, ma queste sono, quando prima dicevo ci sono le linee guida, ecco, una di quelle 20 linee guida parla proprio di questa cosa qui. Quindi dice, se il canale che avete costruito viene sfondato, andrete di volta in volta ad aumentarlo, come sempre con i parametri di Fibonacci. Quindi in prima battuta lo allargate del 50%, infatti guardate qua, io non ho fatto altro che prendere mezzo canale, l'ho tirato sopra e ho aggiunto una trend line parallela al canale iniziale di Ilio. E ho detto, a questo punto, visto che qui ha rotto a gennaio, il prossimo target deve passare nelle vicinanze di questa onda qui. Però non mi sono basato solo sulla trend line inclinata. Cosa ho fatto anche? Ho preso l'ampiezza dell'onda 4 da qui a qui e ho proiettato in alto il 138,2 e il 200% di Fibonacci e il 300 qua in cima. Adesso, come vedete, la linea di allargamento del canale me l'ha già rotta, quindi siamo già andati oltre. La prossima resistenza è qui, sui 35.805 punti. Se per caso dovesse romperla, si va avanti ancora. Vuol dire che il prossimo target del Dow Jones spara qui, a 44.000 punti, non ci sta mica santi, non è che si ferma mezzo via in un punto ibrido. Quindi questo è un esempio dei ragionamenti che si riescono a fare con la metodologia Ilio e Fibonacci insieme all'analisi tecnica tradizionale. Poi dopo, altra cosa, per esempio, che io ho approfondito grazie a questi signori qui delle onde di Ilio, è l'uso dei gap. Io i gap, quando ero più giovane, non li guardavo quasi mai. In realtà c'è tutta una teoria molto interessante sui gap che dice che i gap funzionano esattamente come i supporti e le resistenze. Per cui è vero che un gap aperto tenderà ad essere chiuso, ma è anche vero che quando si va a chiudere un gap ci sono due possibilità. O la zona del gap funziona da resistenza e quindi ributta, una volta chiuso il gap ributta i prezzi indietro, oppure li rompe e quindi in quel caso lì ho una proiezione nuova da fare verso l'alto. Qua l'ho messo, ne ho parlato proprio nell'ultimo report, perché il Dow Jones, dopo aver fatto quel massimo qui, qui c'è un bel gap aperto, bello ciunto, e io anni fa lo pubblicai su Traders Mag, 9 articoli per parlare di questo indicatore qui, che ho costruito io, si chiama Gap Analyzer, funziona con l'Expert Commentary. L'unica pippa è che l'Expert Commentary di Multicharts è meno furbo di quello di Trade Station, ma questo è un dettaglio. Io punto qui e l'indicatore, cosa dice? Qui non c'è,
Sei incantato, benissimo. Dopo, qui mi dà tutta la spiegazione, il commentary, ma visivamente che cosa fa l'indicatore? Mi delinea l'ampiezza del gap, quindi il gap range. Il gap range è pari a 168,83 punti, quello spazio lì. Poi mi delimita la gap area. Cos'è la gap area? È tutto lo spazio compreso tra gli estremi delle due barre in cui c'è il gap. Quindi dal massimo della barra che precede il gap al minimo della barra successiva. Una volta che ho calcolato questo, l'ampiezza di questo, di quest'area qui, i target, per determinare i target di quel gap lì, nel caso in cui i prezzi qui vadano sotto quel livello di setup qui, che viene calcolato con due algoritmi, vabbè, adesso tagliamo la corta, l'indicatore mi dice: stai attento se i prezzi scendono qua sotto, perché poco dopo ti darò il sell. Qui uscirebbe una crocetta dove c'è il sell. Non è uscita perché i prezzi si sono fermati lì, se andavano un po' più giù scattava il sell. I target come vengono calcolati? Guarda caso, di nuovo utilizzando il coefficiente di Fibonacci. Quindi fatto 100 quest'area qui, che è la gap area, proietto 100 da qui a qui e ho il primo target, poi il 161,8%, il secondo target 261, 423,6, ma se andiamo giù troviamo fino al 1108%. Quindi quel gap lì può dare origine a una discesa dei prezzi che per assoluto potrebbe arrivare fin qua in fondo. Quante cose si possono fare con Fibonacci? Qui l'indicatore mi calcola anche uno stop loss iniziale, cioè qualora io ti dessi, qui scattassi il sell per andare short, mi dici inizialmente lo stop loss lo devi piazzare là. Poi questo indicatore qui, sempre costruito dal sottoscritto, qualora più avanti venisse chiuso il gap molte barre più avanti e venissero forati al rialzo i prezzi, va anche a ricalcolare un prezzo di rientro, stavolta in modalità long. Qua in fondo adesso non ho un esempio sotto mano da farvi vedere, ma è un indicatorino su cui ci ho lavorato un bel po', ma questi sono gli starghetti che li abbiamo rifatti in chiave moderna, quindi andando a colorare le zone invece delle singole barre, altro argomento di cui non possiamo stare a parlare ora. Comunque, questo un po' è il quadro. Qui sul Nasdaq l'ho messo anche qua l'indicatore perché il gap si è verificato qui. Quindi, gap ce l'ho già, ok, quindi esatto. Anche qui è sceso non abbastanza da far scattare il sell ed è tornato su. A questo punto è probabile che venga a chiuderlo. Se arriva a chiuderlo, bisognerà vedere quando i prezzi arrivano lì, se questo rettangolino qua, questa fascia di prezzi qui funziona da resistenza, i prezzi a quel punto picchieranno di nuovo giù e avrà inizio un vero e proprio trend ribassista. Se invece una volta arrivato qui lo buca, avremo nuovi massimi. Terzum non datum, dicevano i latini, cioè o sale o scende quando arriva in quella fascia lì. Poi potremmo vedere ad esempio... Ci chiedono, se posso interrompere un secondo, ci chiedono perché si formano i gap. I gap si formano quando tra il minimo del valore, intanto ci sono due tipologie di gap, ci sono i major gap che sono quelli che stiamo guardando noi, ma ci sono anche dei minor gap. Quando rispetto alla candela, alla barra del giorno prima, il massimo della candela di oggi non copre minimamente la barra di ieri, c'è uno spazio in mezzo vuoto, non coperto dai prezzi. Quello spazio vuoto lì, tecnicamente, viene chiamato gap. Perché si formano perché quel giorno lì il mercato era partito con una spinta ribassista della Madonna, quindi
in apertura di mercato non è riuscito a tenere nemmeno il prezzo di chiusura del giorno prima, in questo caso. Se leggiamo quella leggenda qui, c'è anche la definizione di quegli altri, vedete? Allora, i major gap, che sono questi, quando c'è proprio lo spazio aperto, sono quelli classici dove resta lo spazio vuoto fra due barre consecutive. I minor gap sono gap che non presentano uno spazio vuoto fra le due barre, ma succede che il minimo della barra corrente, se ragioniamo per un gap up a rialzo, questo è un gap down, o il massimo se ragioniamo per un gap down, non coprono il prezzo di chiusura della barra precedente. Quindi sono considerati gap anche quei casi lì dove i prezzi della giornata di oggi non vanno a toccare la chiusura di ieri. Però sono gap minori, ma sono anche gap più frequenti. E non a caso quell'indicatore qui, fra le tante cose che fa, pittura con quattro colori diversi, usa quattro colori diversi per distinguere i gap minor, up e down, i gap down, i major gap, up e down. Aspetta, perché qui è un indicatore che è tutto parametrico, quindi per farlo vedere bene devo rimettere la leggenda, un attimo solo. Qua, gap analyzer, formattalo, sino leggenda sull'ultima barra, sì, la voglio. Tacchete. Chiudo. Ecco, adesso qui c'è di mezzo quell'affare qui che rende difficoltosa la lettura. Comunque, il colore verde scuro rappresenta un major gap up. Il colore viola scuro rappresenta un major gap down, i pallini verde chiaro rappresentano un minor gap up e i colori magenta, fucsia, rappresenta un minor gap down. Vediamo se andando indietro ne vediamo qualcuno. Ecco, vedete qui, pallini verdi scuri sono gap veri. Accidenti. Questi sono gap negati, pallino nero, quindi dice di non considerarli. Adesso li becco tutti o verdi o neri, insomma comunque l'indicatore funziona in quel modo lì. Volevo beccarne uno fucsia, ma sarà che la mia vista ormai è... Qui sono tutti... Ah, forse c'è l'indicatore che... Vediamo... Ah, plot e minor gap li avevo tirati via, vedete, perché non si vedono. Lo dico, mostrami anche i minor, non solo i major. Eccoli i pallini fucsia, vedete? Pallino fucsia, pallino fucsia, pallino fucsia, pallino verde chiaro, verde chiaro, verde chiaro. Tenete presente che ci sono persone, analisti nel mondo che fanno trading quasi esclusivamente sui gap, quindi c'è proprio una scuola di pensiero, c'è tutto un filone sul trading con i gap. Comunque, niente, adesso volevo far vedere anche solo qualche indicatore, se ci sono 10 minuti ancora, poi ci lasciamo perché sono già le 19:10, far vedere anche qualche indicatore per mostrare come anche lì la lettura congiunta degli strumenti di analisi tecnica classica insieme all'analisi tecnica di Elliott permettono un certo tipo di lettura. Dunque, cosa sto facendo qua? Open. Ad esempio, se io vado a prendere il trentennale americano, ecco, questi sono i T-bond, qui c'ho il mio conteggio delle onde, onda 1, A, B, C, onda 2, 1, 2, 3, 4, adesso stiamo aspettando l'onda 5. Ad esempio qua vedete un indicatore che è l'RSI, quindi è un indicatore estremamente comune e diffuso.
Anche qui però non bisogna accontentarsi di quello che scrivono sui libri di analisi tecnica, perché altrimenti non ne usciamo. Ve lo allargo un po' e poi togliamo anche le medie mobili, così è più pulito. Formatta indicatore. Allora, niente media esponenziale e niente media semplice, lasciamo solo la curva dell'RSI, così è più leggibile. Allora, questo indicatore che viene, cioè nasce con l'intento di mettere in evidenza i momenti in cui c'è ipercomprato, i momenti in cui c'è ipervenduto sul mercato. Quindi in soldoni, su testi normali di analisi tecnica, troverete scritto che ci sono due soglie. L'indicatore intanto è un oscillatore, che, nel senso che i suoi valori restano sempre compresi tra 0 e 100, non possono andare in un range diverso, quindi è un oscillatore, non un indicatore. E quello che dice l'analisi tecnica è una cosa abbastanza semplice: voi mettete due soglie a 30 e 70, o come ho fatto io, 25 e 75, perché proprio qui vanno un po' aggiustati questi parametri in base anche al tipo di strumenti che andate a trattare, e in generale ogni volta che l'indicatore sta sopra la soglia dei 70 c'è ipercomprato, ogni volta che sta sotto la soglia dei 25 avete l'ipervenduto. Ora, questa informazione mi sta bene, per carità, utile, boh, vabbè, fino a un certo punto, però in realtà c'è un'altra lettura che si può fare con l'RSI, andando a plottare la linea del 50 intanto e facendo alternare il colore della linea da blu a rosso ogni volta che la curva passa sopra e sotto ad essa stessa. Per cui ho un'indicazione di trend rialzista quando vedo la linea del 50 blu, ho un'indicazione di trend ribassista quando vedo la linea del 50 in rosso. Intanto, come altra cosa, posso aggiungere a quelle due fasce là che dicono ma fino a domattina, aggiungo invece due soglie molto più significative, che sono la linea del 40 qua sotto e la linea del 60 qua sopra. Perché interessa molto questa fascia di prezzi qui? Perché ogni volta che i prezzi scendono, la resistenza, il supporto naturale offerto dall'RSI è la fascia che va da 40 a 50. Quindi se l'RSI non finisce sotto 40, quando arriva in questa fascia qui, 40-50, rimbalza e torna su, vuol dire che il trend non è definitivamente girato al ribasso, vuol dire che il trend rimane rialzista. Adesso bisognerebbe vederlo, perché qui ho il caso opposto, bisognerebbe vederlo qui. Allora, qui il trend è al rialzo, okay, qui siamo su una bella onda 3 rialzista, i prezzi vengono giù, vedete, sentono 40 e tornano su. Vengono giù, sentono 40 e tornano su. Quindi, fin tanto che i prezzi rimbalzano su questa linea qui, vuol dire che il trend rialzista non è finito. Vuol dire che i prezzi continueranno a salire. Qua siamo nel caso opposto. Qui i prezzi sono scesi e poi hanno cercato di tornare sopra a rompere la linea del 60. Quindi qui vanno giù. Qui addirittura non ci sono neanche arrivati alla linea del 60. Hanno sentito 50 e sono tornati indietro. Qua sono andati un po' oltre, ma sono tornati indietro. Qui sentono 50, tornano indietro, 50, torno indietro, quasi 60, torno indietro, 60 pieno, torno indietro, torno indietro, torno indietro. Allora, ogni volta io prendo al ribasso, ogni volta che l'RSI tenta di riportarsi sopra la fascia 50-60 e non ci riesce, io posso andare a letto tranquillo che il trend è e rimane ribassista ancora per molto tempo. Non può esserci un'inversione di trend finché c'è questa situazione qui. Quando
ci sarà il caso opposto, come abbiamo visto prima, allora cominceremo a pensare che il trend arrivato sia finito, ma per ora no. Allora, questo è un tipo di ragionamento, di lettura che utilizza un indicatore, uno strumento classico dell'analisi tecnica normale insieme al conteggio delle ondative, perché poi io, cioè, voglio dire, utilizzo questa cosa qui per confortarmi che questo mio conteggio ribassista che sto ipotizzando, perché poi adesso lo vedete finito, ma man mano che avanza io non so quello che verrà dopo, no? Però, unendo le due letture insieme, l'RSI mi conforta dal fatto che io sto contando bene e che il trend è una terza ribassista, punto. Questo è un esempio stupido, se volete, ma è un esempio che calza. Se ne possono fare altri col MACD o con altri indicatori, con lo stocastico e via discorrendo. Adesso ormai sono le 19:20, quindi non so neanche io se sia il caso di prolungare oltre. Dite voi, battete un colpo se ci sono domande. Abbiamo diverse domande. Paolo, vuoi dare una lettura? Sì. Allora ce n'è una che torna sul gap e chiede se fa saltare gli stop loss il gap. Ah, può farlo saltare, sì, stop loss. Cioè, dipende dove viene la nuova apertura. Cioè, che torno dove c'era il gap. Se io disgraziatamente avevo piazzato, dov'è? Qui. È chiaro che se uno avesse messo lo stop loss sul minimo della barra di quel giorno lì, lo stop loss il giorno dopo partiva, ma tu non uscivi al livello in cui avevi fissato lo stop loss, uscivi all'apertura del giorno dopo qua, quindi il gap te lo beccavi tutto, cioè questo è evidente. Ma qui siamo nell'analisi tecnica proprio base, cioè non sono cose che c'entrano con Elio. I gap sono terribili, infatti sui titoli sottili bisogna stare molto attenti perché sono quelli più dove è più facile trovare dei gap mostruosi, perché questo è un gap piccolino, ma se andiamo a cercare qualche titolino italiano che è stato in congestione per magari per 2 anni e poi parte, trovate dei gap che fanno venire i brividi. Poi un altro partecipante ci scrive: mi sono accorto che anche il TSI mi dà evidenze importanti per seguire le onde. Ci chiede se lei ha qualche conferma. Può ripetere perché non ho sentito bene. Un lettore scrive: mi sono accorto che anche il TSI mi dà evidenze importanti per seguire le onde. Lei ha qualche conferma in merito? È un indicatore, supposto. Sì, un indicatore, ok. Vabbè, è un indicatore che io non conosco perché non uso. Non so cosa risponderti. Se dà consigli di seguire le onde, segui le onde. Cioè. Anche lì sull'indicatore, ragazzi, io dico sempre, cioè, gli indicatori ce ne sono da ubriacarsi, cioè ne avranno scritti migliaia di indicatori, però cercate sempre di partire da quelli più comuni e più semplici da capire e cercate di imparare a leggerli bene. È inutile che andate a tirar fuori l'Alligator, l'Ikimo, Kawasaki, Tsukizaki, poi dopo non sapete leggere un RSI o un MACD, mi scappo da vedere. Cioè, partite dalle cose più semplici, dagli indicatori più semplici, e poi quando avete una certa dimestichezza, se volete ampliare, ampliate pure. Però poi ricordatevi di non esagerare nell'utilizzo, cioè è utile sapere come funziona un indicatore, ma poi alla fine uno deve restringere la cerchia di quelli che utilizza a non più di una decina, perché sennò diventate poi matti, perché poi quando se ne usano troppi anche le informazioni che ottenete rischiate di avere magari informazioni contrastanti tra un indicatore e un altro. Adesso va bene, allora noi, se non ci sono altre domande, ricordiamo che è in promozione il corso di Frigeri registrato Illo Tempore per la prima volta commercializzato, lo mettiamo fuori
entro il 31 di maggio ore 24, lo mettiamo fuori con una offerta promozionale che trovate sul sito di lombareco.com, c'è un grandissimo banner e quindi lo vedete, e ovviamente Gino Frigeri continuerà a farci le sue analisi sul settimanale di lombareco.com e sul sito di lombareco.com per gli abbonati, e quindi io vi do appuntamento, diciamo, ai suoi iscritti. Ringrazio Virginio che si è reso disponibile per la seconda volta per questo seminario, ringrazio Paolo Braglia e vi do ovviamente appuntamento al prossimo webinar. Grazie a tutti e arrivederci. Buonasera a tutti, buonasera, arrivederci alla prossima, ciao.